Ancora una volta si è messo in evidenza come il lavoro dei vigili del fuoco è encomiabile. L'intervento di ieri all'aeroporto ha dimostrato come è indispensabile avere i soccorritori sul territorio. Però in territorio come quello catanese e in Sicilia non si possono avere carenze superiori a 300 unità. Ancora oggi, dopo tante denunce, tante state di agitazione e tanti scioperi, nulla è stato risolto. Il personale è sempre meno, stremato e stanco. Chiediamo alla politica, alla nostra amministrazione, di inviare in Sicilia personale, mezzi efficienti ed efficaci per un territorio ambiguo e ostico come quello siciliano. Le temperature si stanno alzando, gli incendi stanno cominciando ad aumentare e quando ci saranno i nubifragi noi dovremmo avere quel personale e quei mezzi adatti per poter fronteggiare quello che sempre accade quotidianamente e costantemente. Senza prevenzione e messa in sicurezza nel nostro territorio, a rischiare sono i vigili del fuoco stessi e la popolazione. Chiediamo a gran voce, torneremo in prefettura con lo sciopero regionale per dire basta ai tagli sui vigili del fuoco.